La nuova sfida del servizio civile è estenderlo a livello europeo. Sicuramente la proposta che abbiamo ripreso, lanciata dal Presidente Renzi il 3 luglio scorso di fronte al Parlamento europeo nel discorso programmatico del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, è, credo, una prospettiva per voler costruire l'Europa e per dar seguito a questo bisogno di Europa, questa voglia di Europa che c'è in tanti giovani, che si è già manifestato in un progetto come quello di Erasmus, che ha riguardato 3 milioni di giovani. Oggi, domani, deve essere possibile che il servizio civile sia realizzato non in un singolo paese, ma in più di un paese. Credo che sarà il modo attraverso cui nasca un'Europa effettivamente delle persone, dei popoli e non delle burocrazie e delle regole. Questa mattina è iniziato il Job Orienta, tante le visite allo stand del Servizio Civile Nazionale. Questo significa che nei ragazzi, nei giovani c'è una richiesta. D'altra parte noi dobbiamo cercare di essere conseguenti a quello che ha detto il Presidente del Consiglio, ovvero realizzare nel giro di qualche anno tutte le potenzialità, tutte le richieste che i giovani fanno. Se riusciamo ad arrivare a 100.000 giovani ingaggiati nel 2017, credo che abbiamo conseguito l'obiettivo proposto.